Amiche e amici di Volon Right, siamo in compagnia di Ilaria Galbusera, capitana della nazionale italiana pallavolo SORD. Grazie Ilaria per aver accettato il nostro invito all'intervista. Sei stata protagonista stamattina dell'evento Né vittime né eroi insieme a Daniele Cassioli. Allora, partirei chiedendoti, come ho già chiesto a Daniele, se ci sono state nella tua vita occasioni in cui ti sei sentita vittima oppure in cui ti sei sentita eroe, sia nel mondo sportivo che nella vita di tutti i giorni. Sì, allora, mi sono sentita in diverse situazioni, in entrambi i casi, vittima perché certe situazioni mi hanno portato ad essere una vittima anche della mia disabilità, ma questo perché dipende molto dalla società, come si approccia con te e quindi tante volte ti senti quasi una vittima del sistema che non è accessibile nei tuoi confronti e non è accessibile per far sì che tu sia pari agli altri a livello proprio di diritti in tutti gli ambiti. E allo stesso tempo, sì, qualche volta mi sono sentita un po' un eroe quando magari riesci a leggere il labiale di qualche persona da lontano, ma queste sono solo, diciamo, banalità. E in realtà sono solo Ilaria, una persona sorda, una amante della palla di pallavolo, una persona come tutti che lavora con i suoi difetti, i suoi pregi, le sue difficoltà e i suoi sogni. Un altro dei concetti che sono usciti durante l'evento è quello di limite. Che cosa sono per te i limiti? I limiti sono quegli ostacoli che non ti permettono di poter realizzare quello che vuoi nella vita. I limiti in realtà sono quelli che sono posti dalla società, che non ti danno la possibilità di poter vivere, poter godere dei diritti che hanno tutte le persone. E in realtà questi limiti però sono anche nella testa, quindi sta alla persona poterli superare, trovare una strategia per andare oltre questi limiti. E non è facile, ma si può fare. Benissimo, ti faccio un'ultima domanda. Siamo al Salone del Libro e non possiamo non parlare di libri. Daniele ha scritto due libri. Tu hai in mente di scrivere un libro oppure lo stai già scrivendo? Come la vedi, come cosa? In realtà non ho mai pensato di scrivere un libro, magari potrà essere in cantiere un domani, mi piacerebbe molto e chissà, mi hai lanciato un sassolino e chissà. Allora ti faccio un'altra domanda, chi sono, insomma, i tuoi scrittori preferiti, se seguirai qualche evento qui al Salone, se sei venuta anche per seguire qualcuno? In realtà sono qua come ospite, però è la prima volta che sono qui al Festival del Libro, non l'avevo mai visto, ma per altre occasioni che non mi hanno dato la possibilità di poter partecipare e vorrei poter seguire tutti perché è veramente bello, ma allo stesso tempo seguo solo quegli eventi dove sono accessibili con interprete in lingua dei segni e ci tengo a sottolineare quanto sia importante dare accessibilità anche alle persone sorde. Perché per un salone del libro così grande come questo, forse solo l'1% degli eventi sono accessibili. Quindi andrò a seguire quelli che mi danno la possibilità di poter ascoltare. E non vedo l'ora. Benissimo, grazie anche per questa suggestione, per questo invito che ovviamente facciamo all'organizzazione. Grazie mille Ilaria, in bocca al lupo. Grazie a voi, gentilissimo come sempre. Grazie.